rebus del DPO secondo il garante privacy. Azioni del garante sono nella identificazione dei criteri per la selezione del DPO. Prima di tutto, il garante evidentemente sottolinea il fatto che il DPO deve avere una conoscenza approfondita della normativa privacy, deve avere dell'abilità per affrontare questioni complesse, ma deve anche avere una conoscenza approfondita del settore merceologico in cui va a lavorare. Quindi una persona che ha lavorato nel settore assicurativo, anche in altri contesti, ha certamente una qualifica più elevata rispetto a una persona che non ha alcuna conoscenza, nel nostro esempio, del settore assicurativo. Il secondo quesito che il garante privacy ha risolto era in relazione a quali qualifiche dovesse avere il DPO e quindi se fossero necessarie delle certificazioni, documenti, attestazioni e quant'altro per certificare l'idoneità del DPO a svolgere il proprio lavoro. Ebbene, la risposta del garante è stata molto diretta. Queste certificazioni, se ci sono, sono nice to have, ma se non ci sono ed è possibile dimostrare in altro modo le competenze del DPO, allo stesso modo il DPO può svolgere il proprio ruolo. Ma la domanda che il garante non ha risposto e quella sulla quale i nostri clienti si stanno interrogando maggiormente durante questi giorni è il corretto posizionamento del DPO. Il DPO deve essere indipendente, quindi non deve essere sottoposto al controllo gerarchico che possa limitare la sua autonomia decisionale o nelle raccomandazioni che va a sottoporre. Allo stesso modo, il DPO non può essere un soggetto avulso dall'organizzazione aziendale. Deve avere la possibilità di riportare direttamente al CDA, ma il CDA è certamente una struttura che ha già una quantità di lavoro oneroso e quindi avere un riporto diretto del DPO al CDA, un riporto gerarchico, è difficilmente gestibile in molti contesti. Ecco, non c'è una soluzione che va bene per ogni contesto. Una soluzione che noi stiamo raccomandando ad alcuni clienti è quella di avere un DPO che riporta una funzione che non è operativa ma di controllo, controlli interni, l'internal audit, con la possibilità da parte del DPO di sottoporre delle raccomandazioni direttamente al CDA o al comitato esecutivo, se c'è un comitato esecutivo più operativo del CDA nelle aziende, due volte all'anno, ogni concadenza semestrale quindi, e in caso di emergenze. Il tipico esempio è il caso di un data breach. Il DPO non può essere l'unico garante della privacy all'interno dell'azienda. Soprattutto in aziende complesse, un'unica persona, anche se con strumenti organizzativi, tecnici, adeguati, non può essere l'unico controllore della privacy all'interno dell'azienda. E quindi è necessario creare un flusso di reportistica al DPO in aggiunta a misure di sicurezza tecniche che possano prevenire eventuali trattamenti illeciti dei danni. Ebbene, queste misure organizzative si fondano sui responsabili interni del trattamento che a mio giudizio rivivono comunque nel regolamento privacy europeo, anche se non espressamente richiamati. Per poter dimostrare l'adeguatezza delle misure organizzative all'interno dell'azienda, i responsabili interni del trattamento devono essere nominati e devono essere persone che svolgono un effettivo controllo. E in questo contesto, nominare per esempio dirigenti che hanno un ruolo strategico potrebbe non essere la soluzione più indicata rispetto a persone che hanno un ruolo più operativo e quindi sanno più in concreto come i dati vengono trattati. Quindi nominare questi soggetti e definire un sistema di reporting trimestrale, semestrale o in alcuni casi anche annuale al DPO per consentire al DPO di fare da collettore delle informazioni e quindi monitorare il continuo corretto trattamento dei dati da parte dell'azienda. Il che si estende
con un effetto domino anche all'esterno dell'azienda, perché i controlli devono essere esternalizzati tramite della reportistica anche da parte dei responsabili esterni del trattamento con cadenza annuale per poter evitare di essere eccessivamente onerosa, e per un controllo continuo che non è più quindi puramente formale, ma è sostanziale, e quindi nell'ottica del principio dell'accountability può dimostrare in modo più concreto che l'azienda ha adottato delle misure tecniche e organizzative adeguate per monitorare il corretto trattamento dei dati da parte della stessa.